Allora, per quanto riguarda questo sistema, in cui i risultati sono rispettivamente meno 4 quinti e meno 3, in realtà abbiamo più modi di procedere. Un modo potrebbe essere quello di andarsi a trovare prima la Y. Come? Beh, vado a fare non più una somma, anche se sarebbe più invitante fare quella e dopo la faremo in modo che abbiamo tutti gli esempi possibili di risoluzione a disposizione. Però se mi voglio trovare prima la y, che faccio? Vado a fare invece una sottrazione, perché mi accorgo che la x è identica sia sopra sia sotto, il coefficiente della x è identico. Di conseguenza vado a sottrarre. Facendo così una sottrazione, la x scompare, però avrei meno y meno y per un totale di meno 2y. Successivamente, anche a destra, dall'altro lato dell'equazione devo fare uguale. Avrò 2 meno meno 4, quindi diventa più 4. E quindi avrò 2 più 4, 6. Ora devo dividere tutto per meno 2. Quindi dividendo tutto per meno 2 ottengo y uguale a meno 3. E abbiamo così il primo risultato. Una volta trovato il primo risultato, posso fare veramente quello che voglio. Posso usare un metodo di sottrazione, sostituzione, quello che voglio. Cioè, adesso ho la y. Ipoteticamente potrei andare a, che ne so, prendermi questo qui per esempio e fare una sostituzione, cioè dire ho 5 quarti x, ora metto il valore della y. Siccome la mia y vale meno 3, con un meno davanti vale più 3. E il tutto deve essere uguale a 2. Adesso posso trovarmi la x, come? Mi porto il 3 dall'altra parte, diventa meno 3, quindi 2 meno 3 fa meno 1 e mi rimane 5 quarti x. Siccome adesso ho praticamente risolto tutto, quello che mi rimane è questo, moltiplico 5 quarti dall'altra parte. A questo punto diventa x uguale. Siccome la frazione la devo completamente capovolgere, ribaltare, perché la sto portando dall'altra parte, diventa meno 1 per 4 quinti. Ecco così, quindi, che il risultato è ovviamente meno 4 quinti. E ho risolto così il mio sistema. Però volevo anche mostrarti un altro modo per trovare la x. Cioè, anziché fare il metodo di sottrazione come ho appena fatto, faccio quello di somma. Per esempio, che poi in realtà è lo stesso metodo, cambia solo un segno meno. Mi sbrigo prima cancellando tutto. Se faccio il metodo di somma, questa y viene meno. Però qui che cosa avrò? Avrò 2 5 quarti x, ne ho due di questi, no? Quindi metto per 2. Dovrei scrivere 5 quarti x più 5 quarti x, ma equivale ad avere 2 5 quarti x. Per quanto riguarda da questa parte, devo fare 2 meno 4 perché sto sommando e quindi ho direttamente meno 2. Arrivato a questo punto, che cosa faccio? Siccome il mio obiettivo è trovare la x, allora innanzitutto potrei per esempio sbarazzarmi di questo 2, siccome vedo che sia da una parte sia dall'altra è tutto raddoppiato, che cosa faccio? Di mezzo, divido tutto per 2, quindi mi rimane 5 quarti x uguale a meno 1, che è esattamente lo stesso caso di prima. Ora quel 5 quarti lo porto dall'altra parte ribaltandolo e quindi diventa x uguale a meno 4 quinti. In questo modo ho trovato la x in un modo alternativo, quindi ti ho dato diversi metodi per poterti ricavare questa x. Ok?
questo sistema è indeterminato e noi dobbiamo cercare di capire perché. Allora, innanzitutto, quando è che un sistema non è determinato? Quando non è possibile dare una soluzione esplicita. Vedremo di capire meglio questo con la risoluzione del sistema. Cioè, innanzitutto potrei fare una semplificazione. In che cosa consiste questa semplificazione? Vedo che in realtà questo 0,5 sarebbe un mezzo, no? 0,5 vuol dire la metà di qualcosa, il 50% di qualcosa, quindi la metà, ossia un mezzo. Un altro modo di vedere la cosa è convertire tutto in frazione, 0,5 altro non è che 5 fratto 10. Infatti se prendo 5 divido per 10 consiste nel spostare una virgola. Poi andando a semplificare il tutto diventa un mezzo, perché divido tutto per 5. Ok, chiarita questa cosa, qui è come se avessi di conseguenza nel mio sistema un mezzo e 2. Facciamo un'ulteriore semplificazione. Vado a moltiplicare tutto per 2. Moltiplicando tutto per 2, un mezzo sparisce, perché un mezzo per 2 fa 1. È come dire fare un mezzo più un mezzo. Da mezza torta aggiungo mezza torta, arrivo a una torta. E quindi ho x meno y, ma ovviamente la modifica va anche sul 2 che diventa 4, perché ho raddoppiato. Quindi x meno y fa 4. Arrivati a questo punto, posso andare a fare una sostituzione. Se la y me la sposto dall'altra parte, ottengo x uguale a y più 4. Una volta fatto questo, sostituisco sopra. E quindi ho 3 che moltiplica y più 4 meno 2y uguale ad 8. Ho quindi preso il valore della x e l'ho sostituito. A questo punto ottengo 3y più 12 meno 2y uguale ad 8. Fatto questo, cerco di ricavarmi la y. Quindi ho un totale di y, perché 3 meno 2 fa 1, e poi cosa avrei? Avrei 8 meno 12, quindi fa meno 4. A questo punto dovrei andare a sostituire il valore della y. E quindi è come se avessi a questo punto x uguale a meno 4 più 4, ossia 0. E quindi in questo caso avrei x uguale a 0. Quindi apparentemente io il sistema l'ho risolto. Il problema è che questo è un sistema indeterminato, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Proviamo a sostituire. Se sostituisco x uguale a 0 in questa espressione, viene e y uguale a meno 4, il risultato è corretto. Se vado a fare la stessa sostituzione sopra, avrei 3 per 0, 0, meno 2 per meno 4, 8, quindi tutto funziona. Sinceramente non capisco come mai sia indeterminato, perché insomma l'ho appena risolto sto sistema, e quindi deduco che il risultato del libro sia sbagliato. Io questo sistema lo posso risolvere, purtroppo il libro è completamente sfarfallato, perché dice che è indeterminato quando non è vero. È sbagliatissimo il risultato del libro, ok? Il risultato corretto è no, non è indeterminato. È strano. O il libro sta messo male, insomma.
insieme a chi l'ha scritto probabilmente. Non lo so, sarà un errore di stampa, però il sistema è determinatissimo, anzi, e la sua soluzione è x uguale a 0 ed y uguale a meno 4. Ok? Allora, vogliamo capire perché questo sistema è impossibile. Iniziamo a fare un'osservazione. Innanzitutto possiamo, per esempio, andare a moltiplicare tutto per 10. Moltiplicando la prima equazione per 10, io mi sbarazzo dei numeri con la virgola, perché sarebbe 0,2 per 10 e questo mi dà 2. Poi 0,4 per 10. E questo mi dà 4. E qui però avrei meno 10. A questo punto, ho moltiplicato tutto per 10. Secondo me questo fosse perché ci sono i zero dei virgola. Perché ci sono le virgole, non mi piacciono, le tolgo in questo modo qua. Perché sono numeri decimali. E quindi moltiplicando per 10 appunto tolgo il decimale. 0,2 per 10 fa 2. 0,4 per 10 fa 4. Meno 1 per 10 fa meno 10. Ok? Ho semplicemente alterato l'equazione moltiplicando tutto per 10. Questo è perfettamente lecito. Ok? Una volta fatto questo, faccio un passaggio in più e vado a dimezzare tutto. Quindi prima ho moltiplicato per 10, adesso divido tutto per 2. Quindi diventa x più 2y uguale a meno 5. Quindi attenzione, questa equazione sono riuscito a manipolarla per farla diventare così. Ho semplicemente moltiplicato per 10 e ho diviso per 2. Operazioni semplicissime. Ma adesso, e qui sorge il problema, perché? Guarda un po' cosa dice questa equazione. Qui c'è scritto che x più 2y deve essere uguale a meno 5. Però allo stesso tempo qui c'è la stessa cosa. Cioè c'è scritto che x più 2y deve essere uguale a 5. Ma questo che cosa implica? Questo implica che 5 deve essere uguale a meno 5. E ovviamente questo è un assurdo, non va bene. 5 è diverso da meno 5, non è uguale. E da qui si deduce che quindi il sistema è impossibile, non è compatibile proprio perché un'equazione mi dice, guarda, che questa somma mi deve dare 5. Quella stessa identica equazione, da un altro punto di vista, invece ti dice, guarda, che io come risultato voglio meno 5. È come se una persona volesse, che ne so, contemporaneamente due cose, che non può ottenere entrambe, o ottiene una cosa o ottiene un'altra cosa. In questo caso abbiamo la prima equazione che mi dice no, guarda, io voglio 5. E poi abbiamo l'ultima equazione che dice no, guarda, io voglio meno 5. Chiaramente il risultato, cioè questa volontà delle equazioni non è concepibile, non è possibile. Scusami, le due equazioni contraddicono l'una l'altra. E da qui abbiamo l'impossibilità del mio sistema. Non si può fare niente per questo sistema. Perché chiediamo contemporaneamente due cose. È come se io chiedessi, facciamo un esempio ancora più leggero, assegno una variabile, questa variabile la chiamo x, poi dico, ok, voglio che questa variabile sia uguale a meno 5. Poi arriva un altro e dice, no, io voglio che x valga 5. Non posso dire che x è contemporaneamente meno 5 e 5, sono due valori opposti, non si può fare. Allo stesso modo, questo avviene con equazioni più complesse, come x più 2y, oppure sì, come x più 2y uguale a 5, e con l'altra che è
identica da un punto di vista di incognite, ma diversa nel termine noto. Quindi, siccome le incognite mi chiedono un termine noto diverso, una chiede 5, l'altra chiede meno 5, non si può fare niente e quindi abbiamo l'impossibilità, l'incompatibilità del sistema. Non può essere risolto. Non ha senso neanche andare a risolverlo. È impossibile.